Bella regà, buongiorno, bentornati, qua è Savix che vi parla. Oggi notizia bomba, ieri ho avuto da fare quindi non sono riuscito a portarvela raga. Anzi vi invito a vedere il video che uscirà oggi alle ore 14, quindi a seconda di che ore vedrete questo video datevi un'idea e andate a cercarlo. Esplorazione bomba raga, assurda. Quindi non ci incischiamo e continuiamo a parlare. Come avete letto dal titolo raga, GTA 6 effettivamente potrebbe essere annunciato quest'anno. Quindi ora vi spiego. La scadenza mirata dall'uscita di GTA 6 in continua evoluzione è stata fissata stabilmente. Dovrebbe essere nel periodo delle vacanze raga del 2024. La scadenza posticipata più volte negli ultimi anni, sfortunatamente la data di uscita potrebbe scivolare anche all'inizio del 2025. Raga, come ben sapete, Rockstar, Take-Two hanno preso una mazzata raga potentissima, perché lo sapete, i leak, la pandemia raga, tutte queste cose hanno un pochettino ritardato la situazione. E ci può anche stare per questo motivo. Però ricordiamoci raga, sono 9 anni che cazzo stiamo aspettando sto gioco. 9 anni che giochiamo a sto gioco. È tanto che giochiamo a GTA 5. Ci aspettavamo qualcosa di più. Quindi continuiamo. A proposito, la maggior parte raga delle aziende sta tornando con una politica, il ritorno forzato in ufficio. Quindi torniamo al discorso di prima della pandemia raga. Infatti dice, per tornare ai giorni prima dello scoppio della pandemia, che lavoravano tutti in ufficio. Poi in pandemia hanno riniziato a lavorare tutti a casa, capite? Cioè, Activision Blizzard ha già subito dei danni praticamente, raga. Già loro hanno avuto dei problemi con gli sviluppatori. Sviluppatori abituati a lavorare a casa, come sono io ora, come interagisco con voi, loro facevano GTA 6 o comunque sia giochi di Activision, ok? Tutte e due le aziende hanno avuto questo brutto colpo. Infatti, siccome la gente è abituata a lavorare a casa, in ufficio non ci voleva lavorare. Quindi un sacco di perdite, un sacco di sviluppatori bravi che non lavorano più e quindi in automatico il gioco è stato rallentato. Poi dice raga, personalmente vedo un annuncio come un dato di fatto quest'anno. Cioè raga, quest'anno dovrebbe essere l'anno giusto per annunciare GTA 6. Ma la notizia bomba arriva proprio adesso. Death 2 suppone che Rockstar comunque sia non è nelle condizioni raga di poter ritardare ancora una volta il gioco, perché come ben sapete la situazione non è delle migliori. Dicono che il gioco GTA 6 sarà rilasciato ragazzi nelle vacanze del 2025, quindi si suppone le vacanze estive del 2025. Ma potrebbe anche essere, raga, che slitterà fino ai primi giorni del 2026, quindi verso gennaio, raga, febbraio del 2026. E adesso, quello che io, quando l'ho letto, raga, non lo so. Non mi viene né da ridere, non mi viene da fare un cazzo. Questa è la mia faccia, guardate la mia espressione. GTA 6... per non essere ritardato, molto probabilmente faranno una cazzata assurda. Rilasceranno GTA 6 parte 1, parte 2, parte 3. Oppure in chissà quanti parti lo divideranno. Ma divideranno il gioco molto probabilmente per non ritardare. Ciò cosa vuol dire? Uscirà GTA 6, ok, la storia ovviamente raga. E GTA 6 avrà, cosa ne so, tot missioni, ok? E quindi noi giocheremo quelle tot missioni. Poi, quando Rockstar ne avrà voglia, ne metterà altre tot. E altre tot ancora. Chissà in quante parti lo divideranno. Io non lo so. Potrebbe essere una bella cosa o no.
potrebbe essere una bella cosa se il gioco è immenso, ok? Se il gioco è gigante, che ha tante ore di gioco, allora forse ci può stare. Noi non possiamo saperlo questo, lo scopriremo solo vivendo. Da oggi è tutto e sbadabam! Iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, attivate la campanellina e raga, supportate le esplorazioni. Link in descrizione. Bella, raga!